A pagina 144 il libro Amaldi spiega la pressione nei liquidi e il principio di Pascal. Questo è Blaise Pascal, filosofo e scienziato francese del 1600. Qui si parla della pressione nei liquidi, per esempio all'interno dell'acqua. E ritroviamo la legge o principio di Pascal che abbiamo detto prima. Infatti, se si esercita una forza e quindi una pressione, perché la forza si esercita attraverso una superficie, la superficie di questo pistone. Quindi esercitando questa forza e quindi questa pressione sulla superficie dell'acqua, questa pressione si trasmette all'interno del liquido e va a schiacciare il palloncino da tutte le parti in modo perpendicolare e vediamo che il palloncino viene appunto compresso e diminuisce di volume. Il fatto che il palloncino conserva la sua forma sferica dimostra che subisce dappertutto la stessa pressione e quindi che la forza in ogni punto è perpendicolare alla superficie, come indicato nel disegno. Questa è la legge di Pascal, la pressione esercitata su una superficie qualsiasi di un liquido, in questo caso su questa superficie qui dell'acqua. Pressione esercitata dall'esterno, una forza che si scarica su una superficie. Allora questa pressione si trasmette con lo stesso valore su ogni altra superficie a contatto con il liquido, quindi si trasmette sia sulla superficie del palloncino sia sulla superficie delle pareti, anche se qui non è disegnata. Quindi l'acqua preme anche sulle pareti perpendicolarmente in ogni punto.